Carrarese. Nel frattempo il match ha avuto inizio con Nocchi, Piccini, Vannucci, Taddei, Benassi, Anzalone, Orlandi, Corrent, Cori, Gaeta e Giovinco in panchina con Stefano Sottili, il secondo portiere che in realtà è solitamente il titolare, Massimo Gazzoli. Nel mezzo Gaeta prova a servire Cori, che però è chiuso nella morsa di tre giocatori dello Spezia. Palla indietro, errore clamoroso del portiere. C'era più agevolato. Orlandi in possesso di palla, prova la battuta dai 25 metri. Molto bene Vannucci, mette una palla ottima nel mezzo. Lamentano un fallo di mano. Punizione, palla nel mucchio, attenzione, la palla rimane lì. Attenzione, rete, vantaggio dello Spezia, passa in vantaggio con la realizzazione che porta alla firma di Murolo. Appoggia all'indietro su Ferrini, che pesca a centro area Mastro Nunzio, che prova a liberarsi in un fazzoletto. Sulla corsia mancina Vannucci va al cross, esce ancora male. Calcio di rigore per la Carrarese. Fischio dell'arbitro, parte Antonio Gaeta, rete! Antonio, la mitraglia, Gaeta, 1-1. Calcio di punizione affidato a Corrent, palla nel mucchio, Gaeta non ci arriva neanche. Pronto alla battuta. Anzi è Giovinco, palla nel mezzo, palla che va fuori di un centimetro. Si preoccupa Michele Serena, cross nel mezzo, palla dall'altra parte con Vannucci, palla nel mezzo, esce di niente ancora. Merini prova a rubare il tempo a Lucioni, Merini, palla su Corrent, palla su Giovinco, calcio di rigore. Corrent sul dischetto del rigore, parte Corrent, rete! Nicola Corrent, 2-1. Con Papini ora, limite dell'area, attenzione a De Vacco che allarga dall'altra parte su Madonna, limite dell'area, cross e la palla. Con due giocatori dello Spezia a centro area. Si sta notando, sono attimi di entusiasmo, di voglia di costruire. Palla su Merini che la contende, la palla rimane lì. È finita! 2-1! La Carrarese vince il derby, lo fa in rimonta e sulle note dell'inno di Alberto Lagomarsini. È festa qui allo Stadio dei Marmi, è festa. Ricordiamo il risultato, Carrarese batte Spezia 2-1, Massimo, una vittoria comunque meritata. Ha perso al debutto in Coppa Italia 2-1 sul campo della Carrarese, ma il risultato non rispecchia l'andamento del confronto. Nell'arco dei 90 minuti gli arancioni hanno commesso alcune ingenuità che sono state pagate a caro prezzo e che saranno motivo di attenta valutazione all'interno dello spogliatoio. Il vantaggio degli apuani è arrivato dopo 4 minuti, trovando impreparato il portiere Iannarilli sulla punizione calciata da Sbraga. Gli arancioni hanno reagito e al 17esimo sono tornati in parità sul calcio di punizione con Rovini. Un minuto prima l'esterno sinistro aveva impegnato il portiere sempre sul calcio piazzato. Rovini è stato il protagonista della prima frazione di gioco con le giocate descritte e con una grande bordata respinta dall'incrocio dei pali. Nel secondo tempo la Pistoiese si è sbilanciata alla ricerca del vantaggio che sarebbe potuto arrivare al 61esimo quando un fallo di mano di Dettori costringeva l'arbitro ad accordare la massima punizione agli Orange che Rovini sparava alle stelle. La Pistoiese in amichevole e in coppa ha mancato la trasformazione dei penalty in 6 occasioni, una vera maledizione. Da passare vantaggio a soccombere
passano una decina di minuti. La Pistoiese subisce diversi contropiedi dei Marmiferi che all'81esimo fanno centro con l'appena entrato Ademi. Nel finale la Pistoiese si sbilancia alla ricerca del pari e in un paio di occasioni Iannarilli evita la capitolazione gettandosi sui piedi dello scatenato Ademi.